Dopo 7 giornate l'Avastese torna alla vittoria, sale a quota 13 in classifica. I locali con un netto 3-1 regolano un Vasto Girardi che era in un ottimo momento e che si ferma dopo una lunga striscia di risultati utili. Con le immagini di Edoardo Daddario passiamo alla cronaca della partita. Nei biancorossi cambio di modulo per mister Daddario che schiera un 4-4-2, assenti Martiniello e Sorgente per infortunio, Di Prischio per squalifica. In panchina gli ultimi arrivati Ciafardini, Diarra e Mamonà. Negli ospiti Prosperi schiera un 3-4-2-1 con l'ex Virtus Vasto Donatelli che va in panca. Dopo le prime iniziali fasi di studio, la prima occasione per i padroni di casa, all'undicesimo soli meno la piazza con il piede meno favorevole e la mette al lato di un soffio. Pressione alta dei locali che al quattordicesimo passano. Martinez spalle alla porta, in acrobazia batte Guerra per l'1-0. Questo il rallenti del bel gesto tecnico dell'attaccante biancorosso. Al sedicesimo Bernardi trova un gol di testa di rara bellezza dopo una grande torsione. Il direttore di gara annulla per una presunta spinta. Al ventesimo punizione per i molisani dalla distanza, Di Rienzo si distende e devia in angolo. Al venticinquesimo Mercai protegge un pallone e illumina per Guida. Il numero 10 converge in aria e viene toccato dalle noci. Questo il contatto. Per l'arbitro non ci sono dubbi, assegna il penalty. Sul dischetto va il numero 9 albanese che spiazza all'estremo biancorosso e fa 1-1. Al 37esimo contatto dubbio in area molisana, Tartarone lascia correre e ferma il gioco per un presunto fuorigioco di Bernardi. E questa l'ultima azione del primo tempo. Nella ripresa i biancorossi partono subito forte, dopo appena 4 minuti trovano il gol del vantaggio con le noci. Bravo il numero 7 a raccogliere un traversone proveniente dalla sinistra e a battere Guerra per il 2-1. Questa la conclusione a rallenti che entra nonostante una deviazione della difesa molisana. Al 34esimo Di Filippo recupera un pallone dopo un pressing asfissiante e converge in area. Il difensore viene toccato, questo il contatto, l'arbitro assegna il penalty. Sul dischetto va il neoentrato Diarra che con freddezza fa 3-1, partita in discesa ora per i locali. Da qui a fine gara non succede altro, l'Avastese torna grande nella propria tana dopo una partita grintosa e attenta. I molisani pagano dazio all'Aragona ma escono dal terreno di gioco a testa alta. Mister Daddario, al di là del risultato che era importante, abbiamo visto finalmente un Avastese con la giusta intensità e cattiveria agonistica. Ma certamente c'è stato, la squadra è stata molto compatta, è stata molto brava a togliere le fonti di gioco loro e nello stesso tempo è stata molto brava in difesa a reggere l'urto dei tre attaccanti che erano veramente bravi. Sono arrivati dei giocatori, a posto così la squadra? Questo siamo sempre in costruzione, pian piano cerchiamo di arrivare, sono arrivati dei giovani, non sono arrivati dei giocatori, sono arrivati dei giovani ed è arrivato Diarra, che è comunque un giovane, è arrivato un 99, un 2002 e un 2000 con Barbarossa, quindi giocatori è un termine improbabile in questo momento. Importante vincere nonostante le diverse assenze e defezioni, ma c'è subito un bivio importante con il notaresco. Questo ci tocca e quindi ora assimiliamo questa prestazione e da domani ci rimettiamo al lavoro per portarci poi a notaresco mercoledì. Mister Prosperi, arriva una sconfitta dopo un buon campionato della sua squadra, avete affrontato una Avastese molto grintosa, forse è proprio la grinta che vi è mancata. Sì, è una Avastese, detto i tuoi colleghi, che ha meritato di vincere, è stata più determinata, più cattiva, più presente e ripeto, ha meritato di vincere. C'è da dire che quando ripartite con i vostri uomini di qualità, mi vengono in mente Guida e Mercai, siete sempre pericolosi. Sì, sì, questo sicuramente è una squadra, abbiamo determinate caratteristiche, è normale che non abbiamo fatto oggi tutto quello che di solito magari facciamo, ma ripeto, può succedere, abbiamo sbagliato tutti, bisogna semplicemente riprendere a lavorare e continuare nel percorso intrapreso. Soddisfatti di questo campionato fino a questo momento?
Sì, ma non ci dà nulla in questo momento. Noi dobbiamo raggiungere l'obiettivo il prima possibile. Così facciamo fatica a raggiungerlo, dobbiamo tornare a essere quelli che siamo stati fino all'altro giorno, ma ripeto, una battuta d'arresto così ci può stare, ci può fare anche bene, dobbiamo trarre insegnamento da questa battuta d'arresto.